Ciao belli! Ciao ragazzi, bentornati. Allora, Allora, siamo qui per andare avanti ad Until Dawn. esatto, siamo E quasi alla fine, sì, pensiamo. secondo me un paio di puntate, tre Sì, sì, massimo, sì. e ci leviamo anche questo gioco di torno, Meno ecco. male perché già. No, Fateci sapere nei vabbè. commenti se volete altri horror giocati con Black, così la traumatizziamo ben bene. E io direi che è il caso di partire perché non mi ricordo nulla. Ma Ma prima di prima? andare con le puntate precedenti, Sigla! sigla! Oh, grazie al cielo. Esh, che succede? Su, ci sono problemi. Davvero, questa Ash! Ash! No! Questa è la cosa che mi ha fatto Oh, più mi spiace arrabbiare in tanto, Ashley. assoluto. Dov'è quell'uomo? Nessuna traccia. Fermo, non muoverti. È morto. Porca troia, ma che caglia! Ma certo, perché l'ho fatto con lui è morto. Loro non Cosa stai sanno che fine ha cercando? fatto l'uomo. Un'altra via d'uscita. Mike, non abbiamo la chiave della funivia. Josh, ce l'ha lui. Che cosa sono? Potrebbe averlo portato giù nella miniera. Sono stato là. È stato orribile. C'è stato un crollo negli anni 50. Dei minatori sono rimasti intrappolati. Oddio. Cos'è quella? Dobbiamo restare al sicuro, Em! Ti prego! Paranoia Cazzo, clamorosa. non posso farlo! Oh mio Dio! Hai fatto la cosa giusta. Tienila d'occhio. Tornerò fra poco. Giustamente l'hanno. Siamo con lui, partiamo. Disperazione. Disperazione. Aspetta. Attenzione, Un rumore cuscino. all'alba. Ok. Ops. Sei tu? Sì. Sì. Ah, sei al sanatorio. Siamo tornati al sanatorio dove, chissà, il lupacchiotto qua l'hanno lasciato. È vero, magari ci resterà ancora amico. Sto cercando di ricordarmi i tasti. C'era un pulsante per farli correre, però era tipo ridicolo. E poi vabbè, tanto il gioco è surscriptato, quindi se deve correre. Tanto dobbiamo andare a destra, esatto. Certo, ora che sappiamo il sanatorio, però era la base di quel tizio, quindi dovrebbe essere relativamente Ma infatti sicuro. quel tizio ancora non si è. Sì, diceva che li doveva imprigionare, ti ricordi? Perché non possono morire. Ma scusa, non. Ma tu pensi che era quello che adesso è morto? Quindi l'abbiamo fatto morire, secondo me. O Sì, secondo certo, te l'abbiamo fatto. No. c'era un No, modo credo che quello per. dovesse morire, perché su di lui non avevamo controllo. Di là ci Non siamo già so. stati. Però sto solo vedendo se per caso ci ha messo qualcosa di diverso. Però quello che mi chiedo è se C'è una cosa questo che è il quadro che brilla. abbiamo già visto. No. Cioè l'ambientazione è la stessa. Sì, Uomini di Miniatura. Recolo. Ah, un totem. Sì, era per questo che stavo qui. Che il totem secondo me ce lo mette nella Nero. sessione. Nero che era Non la disagio, di morte. buono. Oh, perché non ti posso. Ah, forse l'abbiamo già usato. Dici? Sì. Cioè non fa partire la cosa. Vedi nel menu se ce l'abbiamo questa Esatto, forma? è facile, no? Ho sbagliato perché con questo meno che si entra. Stato e Ah oggetti? no, Sì. ecco questo. Andiamo. Totem, nero, morte. Ah no, era. Ah no, quello sotto. Ah, è questo, ok. Tanto se non. Aspetta, però lo voglio rivedere perché se quel totem magari capito, non si riferisce a questo, non dobbiamo accendere il fuoco.
Vabbè, torniamo dal nostro amico Lupacchiotto. Ma questa cosa del foro non l'avevamo già fatta? Che lui era scappato? No, perché poi dai, c'erano i bombi, cose che scoppiavano, però noi non abbiamo potuto fare nulla per... Porca troia! Che è successo? Ah, perché è scappato il lupo, forse? Cosa è successo ai lupi? Oh, oh, si sono mangiati pure i lupi. Dici? Oddio... Ma lì, scusa, ma non posso entrare? Cioè, perché lì dietro mi fa mi dice che c'è qualcosa. Forse devo trovare una chiave. No, sì, sì. Vedi qua in questo ufficio, magari c'è qualcosa. Questo l'avevamo già usato. Era tutto... sì, era... Però già che stiamo tornando, qualcosa magari in giro sarà cambiata, cioè già che i lupi non ci sono più. Ah, lì c'è una cosa, forse adesso è la chiave. Oh no, no, il sigaro. Grazie. Non deve essere nell'altare. Però il fatto è che qui abbiamo già visto tutto. No, non ti fa passare. Quindi mi pare strano. No, no, andiamo avanti. Però il manette, lupo, io me lo ricordo siamo... dall'altra parte. Nell'altro angolo, le manette. Dire che c'ho un po' di tensione dopo aver fatto morire in modo becero stu, perché non va in questo muro. C'è un muro invisibile, ah, sì, c'è un muro. Sì, ma non c'è, allora si deve non c'è niente. Ho sentito un rumore. Eccolo, totem. Rosso. Oh, rosso, sì. Totem pericolo. Mi sta dicendo che ci stanno i cosi, ma soprattutto mi sta dicendo di vedere questo. Sconfiggerlo. Tempo dopo i cercatori vennero a scavare nella montagna. Intrappolò, risvegliandolo. Lo intrappolò risvegliandolo, si riferisce allo spirito del... Com'è che lo chiamava? Chupacabra? No, non è... Sì, mi sa forse. No, non mi ricordo se è Magic che mi fa dire Chupacabra. Sì, è Magic. No, era... No... I minatori? Porca troia. Cimitero improvvisato. Guarda il coso. Tutte le croci riportano la stessa data. 52, cosa ha provocato la morte di così tante persone? I cosi. Qui ci abbiamo tutti i pezzi. Ma no, era la... non era la... No, no. Dici... Sì, dico. Siamo stati attaccati. Vabbè, qui non ci posso fare niente, però c'è una zona tipo isolata. Sì, io mi aspetto un attacco breve, dopo il suggerimento. C'era una rete. Esatto, no. Sì, era tipo un corridoio. Ecco la nuova zona. Chiusa. Ci sarà un motivo. Cioè non era qua il lupo che l'avevamo lasciato all'ingresso? No, è da qua davanti alla porta. Punto. Sali le scale. Aspetta, qui c'è questa luce. Ah no, qui ci siamo già passati. Sali le scale. Sì, anche perché quella porta è chiaramente chiusa. Dici che è chiusa, noi non venivamo da là. No, noi venivamo dall'altra stavolta. Abbiamo fatto il giro inverso, no? Dai, soltanto io lo so, tu lo sai, deve arrivare un jumpscare, certo. No, ma infatti... Eccoci, ci caliamo da qua. Dove c'erano i lupi? Lui ha detto... Ah no, era la cosa chiusa. Io resterei qua, se no posso entrare pure da sopra. Tanto apriamo. Ok, poi... Armi. Oddio, c'ho l'ansia. Wow, doppietta. E fuoco.
Mancano solo un forcone e una folla. E beh, ci vorrebbe. Bravo, quel fuoco li spaventa. Ma perché adesso? Che ti serve adesso? Ha fatto tutto da solo. E la pistola non te? Sì, sì. Si è accucciata. Ma pure di più, riempiti di tasse. Sarà infinito, tipo. Molto bene. Dai, che ci abbiamo qualcosa. Questo, ricordiamo, quel di rallente e basta. Però, ok, ora che abbiamo questo, torniamo da dove venivamo. Per uscire, dobbiamo uscire. No, perché c'era un'altra direzione. Noi dobbiamo andare in miniera. Ah, però qui è chiuso. Ma c'è una strada che porta alla miniera? È di sotto qua. Da là da dove veniamo ora? Mi aspetta, o c'è qualche... Apri quella, forse secondo me è aperta quella porta, eh. Ormai è aperta. Allora, io mi ricordo che c'era il passaggio per la miniera. Tentri qua, qua. Sto andando... Prova a aprire la porta principale. Questa, no, no, quella principale. Vabbè, intanto butto un occhio qua, anche se... No. Questa è chiusa. Sto vedendo... È di qua, allora. Sì, o dobbiamo... Ah, ma oh, guarda che ora la apre. Bene. Ah, perché ora abbiamo... Ah, non avevo visto che c'era il coso. Oh. Sorella X. Premendo tutti i pulsanti, considero. X. No. No. Questa volta l'ha presa. Forse non era quello che premevo da un'ora per cercare di farlo sparare. Non so. Che si stia cominciando a spaciugare. Oh. Ah, lupetto. Ciao, amico nostro. Ehi, bello. Sei felice di rivedermi, eh? Ehi, speravo di ritrovarti. Bene, bravo. Bene, amico. Tu vieni con me. Bene. Ecco il piano. Ho visto una mappa di questo posto. Così non andiamo alla cieca. Come abbiamo fatto noi? Dovrebbe esserci un passaggio dall'ala psichiatrica fino all'esterno della miniera. Ce la faremo. Mi hai letto nel pensiero. È brutto il modello poligonale. Sì. Bravo. Dai. È quella che vedevamo. Era evidente che era questa strada che doveva fare. Ha proprio messo bene questo ospedale. È invecchiato bene. Capirai, se andiamo alla psichiatrica, figlia. Gesù Cristo. Sta arrivando. Ok, bello, calmati. Ma che calmati? Nella psichiatrica è dove questi erano, quindi ci può stare. Sì, vulcane, vorrei essere agile come te. E invece sono bloccato qui. O la va, o la spacca. Questa è la... Sta arrivando. Fantastico. Stai calmo. Eccola. Giustamente, tutto vecchissimo. Ma era qua che ti diceva pericolo di morte. È chiaro che è qui che stanno quelli. Ci so fare io. Vero, Lupetto? Questa è casa, no, è casa loro, secondo me. Cioè, dove l'hanno rinchiusi e quelli si saranno rintanati, o magari dove il tizio li teneva rinchiusi, chissà. Quelli che aveva catturato. Detention area. Bene, bene, qui c'è qualcosa. Medico relatore, dottor, vabbè, WB Catchguard. Relazione iniziale. I pazienti sono stati accolti al centro medico di Blackwood 5 giorni fa.
stavo dicendo Blackwood 5, poi ho letto giorni fa e ho capito che si riferiva a 5 giorni fa. Durante questo periodo abbiamo eseguito numerosi test fisiologici e psicologici. I risultati sono stati straordinari, contrariamente alle comuni aspettative mediche. Sintomi accusati. Allora, iperpigmentazione della pelle, grave carenza di vitamina D, giustamente, disfunzione sociale, periodo di riabilitazione post-traumatico più lungo della media, comportamento interpersonale erratico, chissà che vuol dire. Violenza verso gli inservienti, 3 tentativi di aggressione e un tentativo di graffio. Sintomi tesi ma non riscontrati, malnutrizione, scorbuto, indice di Ketelet solo fra il meno 3% dei normali valori attesi, dovrebbero essere morti. Congelamento, i pazienti rispondono agli stimoli entro un tempo accettabile. Sul retro, fragilità, debolezza, distensione di tibia, perone e omero. Ah, perché si stavano a trasformare. 2,5 cm in media. Osservato insolito aumento della forza. Un paziente ha sollevato 330 kg. Azioni suggerite: tenere sotto stretta osservazione. Reclusione fortemente consigliata: passare da 1 a 3 inservienti e osservarli 24 ore su 24. Giustamente. Che si stavano mutando. Poi c'era un libro nella bella, però non calcolo. Ok. Jumpscare, lo sappiamo che arriverete. Oddio. Ok, l'altro lupo ha fatto una finaccia. Oh, figlio di puttana. Ma è fresco, ho visto. Beh, relativamente fresco, non sai niente. Gesù Cristo, a casa sono andato a ficcarmi. È vero. Diciamo che non hai molte possibilità di scelta. Queste porte erano blindate. Esatto. Che pazienti avevano qui? No, vabbè, non ma è chiaro che sono quei cosi. Sei rientrato a un'altra stanza. Fateci uscire. Cosa è successo qui? Abbiamo fame, fa freddo, però farò pagare, basta con questi esperimenti. E poi c'è il conto dei giorni, tipo 9 giorni. È stato un Gollum lì dietro. Però è figo questa cosa che te li sta a far vedere, perché cioè sei a casa loro, o quantomeno, insomma, questo è territorio di caccia. No, era il territorio da all'inizio. Lupo sta indiano. Dobbiamo andare chiaramente di là, che già che l'inquadratura è così. C'è una stanza. Andiamo a caccia. Oh, prima c'è anche roba sul muro. No, è questa. Ok. È la telecamera. Cioè la cinepresa, sì. Proiettore. Ah, sono i pazienti. Bene, si vede. Vabbè, roba vecchia, giusto. Vabbè, stanno a fare test. Magari era un sogno. Ah, qui si è liberato. Oddio, che ansia. Stai per essere attaccata. Figo. Molto bello. Questa ricostruzione è molto bella. Ma cosa cazzo sta succedendo qui? Oddio. Molto figa questa cosa, Ufficio del dottore, attenzione. Altre pazienti, altre... Cartelle cliniche. Esame medico, paziente numero 9. Progressione dell'iperostosi ossea. Non cosa sia.
Che bello il disegno tipo della foto. Certo 4. Iperpigmentazione della pelle, probabilmente a causa del periodo passato sottoterra. Profondo incurvamento della regione toracica. Cifosi post-traumatica. Distrofia ed edema corneale. Acuità 20-161. Guarda che figata! Citosi cronica. Alopecia cicatriziale. Perforazione estrema del setto nasale. Displasia ectodermica. Denti appuntiti. Quella grandissima puttana è davvero incredibile. Telogen effluvium, non alopecia? Ah, ok, aveva tipo il dubbio di una cosa, ha cambiato forse versione. Lunghezza cranica mascellare 3,80 cm. Edema corneale. No, lunghezza canino. Canino, ah, canino, oh mio Dio, 4 cm di canino. Edema corneale persistente, ma acuità ora a 20 su 22. Indurimento dell'epidermide, strato corneo più 1,3 cm. Quindi infatti non vedono. L'edema della cornea vuol dire che infatti non vedono. Infatti se non ti muovi, se rimani bloccato, fermo, non ti vedono. Non lo fare, non lo fare. Oh, lì c'è un paziente chiuso, però prima... C'è un morto chiuso. C'è il dottore, sì, sarà. Può essere. Però, oddio, sembra proprio legato, capito? Ma è morto. Sì, è il dottore che si è chiuso. Ed è morto. Certo, fare rumore. Porca troia! Chi è questo tizio? È il dottore che ha fatto una finaccia. Prima di andare dal dottore, vediamo, no, non c'è niente. C'è solo la lettera sua. Mm-mm. Che dirà: sono diventati dei mostri, ho sbagliato tutto. Tipo, scusa, amico. Bella questa, la scena con la mano. A chi di competenza? Là fuori stanno morendo tutti. Li sento piangere e urlare. Questo inferno, guardate che bella l'inquadratura col cadavere lì dietro. Sì. Questo inferno è tutto ciò che mi resta, la punizione divina per i miei errori. Non posso fuggire dal mio destino, la morte mi attende. Però non è il dottore. Sì, credo di sì. È Jefferson Beck. Right. Però questa è la stanza sua. Era W, però era W. B. Right, potrebbe essere, vabbè, sti cavoli. Comunque, secondo me è un dottore, se non quello che abbiamo visto nelle altre cose. È proprio evidente, l'ufficio del dottore, questo è lo start. Madonna. Jumpscare! Tanto lo sappiamo che arriverà le brutte merde. Ecco, ecco, salvaci! Non te ne andare! Vediamo l'ombra che cammina? Esatto. Cazzo! Attento, attento! Sono attento. Più attento, ma te lo vediamo sopra di noi. Aia, qui stiamo andando al centro dove prima è passato, eh. È un tomo, è un tomo. No, no, non sparare, non ci sparare. What the toratto? E spara! Ma io sta cosa che non mi piglia i colpi. Il pad si scarica? Sì. Allora ragazzi, io ho attaccato il pad a caricare. Se moriamo perché il pad era scarico, rosico tantissimo. Comunque sì, via. Muore il lupo, dai. Lasciami stare! Uccidilo! Giro, io. Brucialo! Non lo vuoi, no, non bruciano, non muoiono quelli. Cavolo. Eccole, era qua, c'era la grada. Dritto. No, dritto! No, ma dritto non. Merda. Non mi ricordo. No, ma qua è una zona nuova, No, non serve. Però per sì e per no. Io non vorrei che abbiano i colpi contati, capito? Oddio.
cane. Ok. Non lo so dove è il cane. Ok. Oh, cazzo. No. Cazzo. Cazzo. Beh. Non ci credo. Non può essere vero. Dov'è? Fighi però, i mostri sono fatti molto belli, devo dire. Poi col vestito vecchio. C'ha il suo farcino. Ma scusa, perché si riapre? Dobbiamo andare di là, mi sa che è chiuso qua, no? Ma forse vuole... Oddio, stai immobile. No, non lo so. Sì, però allora scappa. Ah, è forza di là, quindi dovevamo andare a destra. Porca troia! Sì, vabbè, come se questo, cioè da qualche parte. Ma che ti avvicini? Ma non t'avvicinare! Va via da qui! Vattene! Ma scemo! Oh, dagli un po', mamma mia! Quindi gli abbiamo pure lasciato il macete. Bene, ma così. Perché? Non so se ho sbagliato io il quick time, non ho ben capito. Che cazzo? Ce n'è uno là! Ma che grande stella! Perché siamo a casa loro, capito? Accidenti. Non è questo. Bene. Vieni, figlio di puttana. Ma che vieni, figlio di puttana? Cioè, dobbiamo andare. Dove sei? Cosa? Oh, devi sta calmo, ragazzo. Ah, già abbiamo perso il macete. Bene, non ci facevamo niente con il macete, eh. Ma finisce di sempre, ma che cosa? Secondo me stiamo per trovare dove sono chiusi. Perché secondo me quel tizio l'ha intrappolato. Cioè dai messaggi mi pare vecchi si intuiva. Destra, occhio. Non sparare. Mossa sbagliata, Wendigo! Oddio! Stanno tutti chiusi qua, vedi? Lui l'ha imprigionati. Uno alla volta, ragazzi! Non ti devi avvicinare. Posso soddisfare tutti! No! Porca! Oh, Marta! Ho sbagliato tutti i cosi. Devi concentrare! Anche il quadrato sta a sinistra, è un nuovo cerchio. Oddio! Quindi forse prima è successo questo. Lontano delle cose. Oddio! Ma bella sta messaggio! Vabbè, lui non ci vuole proteggere! Azione! È una spallata!
Oh, questo è infiammabile, però noi avevamo visto una cosa che non ci piaceva sull'infiammabile, no? Forse ne abbiamo liberato tutti. Però lui aveva detto che non doveva essere ucciso, che ci sarebbe liberato lo spirito che poteva reincarnarsi. Giusto. Ragazzi, sessione intensa. Poi con me che sbaglio pulsanti diventa ancora più intensa. Ma il cane? Credo sia già passato. Non lo so, però c'è stata un'esplosione. Mo' tutto tranquillo, va. Madonna. Ce la stiamo a giocare a Black intanto, eh. C'è il cuore a mille. Sì, devo dire, sta sessione è bella ansiolitica, eh. Pure per me. Tutto monodirezionale, quindi. Ma non è che ci abbiamo altri dall'altro, eh? Io non so se finisco. Eccoli. Oddio. Ce n'è uno là. No, nel suolo. Sto cercando di camminare al centro da qualunque cosa. Quanto è grande? Cazzo! Cazzo. Se niente. Di nuovo non sta prendendo. Forse il pad è arrivato. Ma non ce n'è. C'ho un altro. Cambio pad, sì. Ragazzi, ho cambiato pad. Ora speriamo di non far morire a sto Cristo, perché finora troppi tra me e il pad. Ricorda che stanno... devi subito sparare. Concentrati, concentrati. Vai, 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 vai. Chiudi. Non c'è niente. Dai, bello! Ma questo buco vieni giù. Si teletrasporta. È tutto okay. Ma che dovevamo cazzo. Barricare forse per salvarmi la vita? Effetto farfalla! Andando tutto male in questa puntata, ragazzi. Ora ci rigiochiamo tutto il gioco per evitare. Cazzo! È proprio... Vedi, c'è tipo di tutto che posso sparare. Ah, yeah. Fatto questo perché noi servono le chiavi da Josh, che non sappiamo dov'è. Spiriti del buon Nico. Chissà. Lei dove l'avevamo lasciata? Da una cifra di tempo che non la vediamo. Oddio, ma chi è? È quello che è miniera sarà. Però non è stata mangiata, è stata solo presa. È cascato, no, era cascato l'ascensore, no. Tipo l'ultima volta che l'avevamo vista. Ti ricordi che era dentro ma l'ascensore? Ma no, lei era dentro l'ascensore. No. Oh, quella è stata presa nella casa. No. Nella casa con... Sì, è stata portata giù. Poi con lui, col ragazzo, l'abbiamo ritrovata. Ah, era dentro sì, l'ascensore tutta sì. Ferita. Siamo andati e è cascato l'ascensore. No. Oh, ora siamo con Ashley. Si chiama così, se ricordo bene. Ragazze, allora, all'altro è andato tutto molto male, ora miniera. Per il pad sembra... Loro stanno cercando le chiavi che ha Josh, che dovrebbe essere forse nella miniera, però in realtà è solo una supposizione, e per riuscire ad andarsene con la funivia.
Ora, tra l'altro, quello ma perché si sono divisi? Non lo so. Perché nei film horror ci si divide sempre in un grande piano di azione. Ah, perché lui le ha chiuse dentro. Mike deve averle chiuse dietro di sé. Deve esserci un altro accesso. Tombino, tipo? Ah, ma lei ce l'ha. Aspetta. Mentale, sì. E questo? Vabbè, l'hanno cercato a casa. La frontale la abbiamo svolta, almeno c'ha le mani libere. Non mi sembra che abbiamo molta scelta. Ah, forse perché loro hanno sentito l'esplosione, giustamente, e fanno mai a controllare che sta succedendo. Dai. Ok. Ok, questo è l'ultimo posto al mondo dove vorrei essere. Vale per tutti. Mm-mm. Allora chi va per prima? Dopo di te. Non male. Credi sia il tunnel che porta al sanatorio? Certo che sì. Speriamo dove altrimenti? No. Il sanatorio è esploso. Potrebbe essere in realtà prima di quello che abbiamo visto, eh? Sì, cioè magari parte poco sì. prima e raggiunge gli eventi, chissà. Sì, secondo me sì. Cioè perché loro non mi sembra gente che ha sentito un'esplosione. Però insomma, magari c'è solo dei buchi, buchettini quella di... Ehi, dovremmo chiudere, no? Se qualcosa ci stesse seguendo. Sì, giusto, chiudilo, ma dobbiamo andare. Ci vediamo più avanti, ok? Ma come? Ma... Sì. Ma cosa? Cioè, che... Tutto ciò. Questo perché ci vediamo più avanti? Perché si stanno a dividere così tanto? Cioè. Ora io capisco l'ansia, quello che volete, ragazze, però... Non c'è proprio senso desistere questo approccio. Ma sì, poi perché erano amiche. Oh, siamo nelle nella miniera. Giustamente, perché tutto quello che collega sottoterra è il resto della miniera. Ma ci stiamo avvicinando alla fine proprio del gioco. Secondo me questo episodio è un altro. Attenzione, il Wendigo fa le voci. Chi c'è? C'è qualcuno? Jessica? Sei tu? No, è il Wendigo. Oddio. Riunisci del gruppo. È il Wendigo sicuro. Ehi. Oddio, adesso invece era la ragazza e morì. Quale ragazza? Cioè, non abbiamo visto... Sì, quella che stava... Ah, oddio, la bionda? Sì. Sì. Potrebbe, perché lei ha detto Jessica. Jessica, qual era la bionda? Io non me li ricordo più i nomi dei personaggi perché è passato troppo dall'ultima volta. Però potete indagare tutti e tre. Oh mio Dio, finalmente siamo assieme. Ah, stai bene. Digli che hai sentito la voce. Ma che sorride quella? Ah, era tipo un sorriso di sollievo. Guarda. Fatto male. Guarda, wow, grandioso. La scala è andata, non saliremo mai là sopra. No, credo di potercela fare. È come una parete rocciosa. Io devo procedere. Ci vediamo alla baita. Io devo raggiungere Mike. Buona fortuna. Questa tutta sta sessione con tutte le divisioni. Non ho capito non proprio ha il senso. Senso. Sai che gli aiuto era la bionda davvero, eh? Però non lo sappiamo. Ora che sappiamo che il Wendigo imita le voci, io non mi fido più di niente. Bella questa cosa, tra l'altro. Mi ricorda la paranoietta, quella che tipo in alcuni film. Tipo la cosa in cui non ti puoi fidare di nessuno. Che è quella roba là? È Josh! Oddio, è vero. Ah, ma allora forse fanno le prede e le buttano come scorte alimentari? Chissà. Raggiungi, eh? Sì, era il pad. Andiamo. Sporgenza. Devo arrivare lassù.
è una scalatrice questa, non ce l'avevamo visto, eh? Ma è un grande atleta. Ti ho battuto, cazzo. Siamo dentro la miniera. Ma che salta giù? Volevo esplorare. Pensavo fosse una cosa da esplorare, ho premuto X tipo alla velocità della luce. Sto arrovicando. Oggi però sto giocando male. Devi essere più concentrato. Oh, esplosione, vedi? Oh. Vedi, era. Avevamo ragione. In momenti si è leggermente sentito diversi. Però un rumore. Era l'esplosione e poi. No, qualcuno che. No, quella è la è l'ansietta, secondo me. Noi non dobbiamo andare di qua. Ora si è sentito. Sto andando nell'unica strada possibile per l'accadere. Potevi tornare indietro. No, no, una volta che salti giù sarà come nell'altro caso. Ma che? Si è arrampicata fino a là, può si arrampicarsi no, da là. Però si è arrampicata là perché era da copione che si doveva arrampicare. Più che altro è tanto che non vediamo un coso, un totem. Cacchio! Lo spirito del Wendigo quando lui ha ucciso. Ah, chissà, lui ne ha fatte due di esplosioni. No. Sì, bene così. Ma io non andrei. Black, non ho scelta. Va bene. Quindi? Dai, ce la puoi fare. Era un guarda la cosa. Cioè, il punto è che fin quando non trovo. Oh, la palla ce la teniamo. Il punto è che fin quando non troviamo Josh, allora di là è da dove dobbiamo andare. Ormai lo sappiamo, l'inquadratura ci mostra la strada da fare, però controlliamo, qui c'è qualcosa, no? Non posso calcolare nulla. Cercando pure di riconoscere se magari ci siamo già stati. Porca troia, fatela via! Usiamo la pala a far salire definisci bene. Viva per cominciare. Sì, viva sì. Sì. Che cosa ci fai qui? Stavo per avvisarti del Wendigo. Non serve. Sì. Cerchiamo di capire dove sta questo stronzo. Ma siete scemi. Tutta sta parte mi è sembrata un po' casuale nei passaggi, un po' frettolosa. Ma sì, ma poi scusa, c'hai una pala e una pistola e tu decidi di bloccare. Ma magari ha finito i colpi. E l'ha lasciata perché non ci vai più niente. Alla fine ci può stare. Beh, oddio, tanto. E tu non lo sai, non l'hai mai visto ricaricare con qualcosa che c'ha due colpi e ne ha sparati in se sa quanti di fila. Vabbè, ci sono un po' di. Boh, sì. Di frettolosità. Ecco, tutta questa parte, devo dire, la puntata è stata interessante in termini di ansia. Sì. E tensione. E beh, poi il pad ci ha giocato un brutto scherzo. Sì, esatto, il pad ci ha fatto compromettere almeno la vita del lupo. Poi non sappiamo se altro. No, se non almeno dovevi barricare. Forse mi dovevi barricare, non so. Io avrei barricato, però non. Non lo sappiamo mai. Però perché sì, comunque ci mette l'allora lenta. Mettere a rischio. E comunque sia, li stiamo uccidendo in realtà, cosa che quello diceva che era meglio non fare visto che li teneva intrappolati, però non abbiamo molte alternative. E nulla, fateci sapere che ve ne è parso, quanto state soffrendo questi buchetti qua e là di gente che agisce in modo che sembra quasi casuale. Poi sì. Bastava poco per contestualizzarlo, cioè boh. E però questo è. E poi lui è da cioè stava fuori. Stava scappando da Bellier. Stava scappando e ora adesso è rientrato da un'altra vabbè, parte. Vabbè, quello non puoi sapere dove stava prima, dove era, dove sta lei, quindi boh, tutti questi collegamenti possono avere senso. Ah, però lui, aspetta, c'era una strada che da fuori andava alla miniera e lei sì. Stava nella miniera, ok. Comunque sia, va bene. Chissà, l'unica vera domanda è, la voce era la bionda o era un Wendigo? Perché il fatto che ci hanno fatto vedere poco prima la bionda, forse era un suggerimento, però insomma è un gioco che ogni tanto fa pure le trappole. Però c'è anche il Wendigo libero, c'è due Wendigo sì. Liberi, quindi sì, poi queste esplosioni non sappiamo se ne hanno fatti scappare altri, chissà. E nulla ragazzi, ci si vede la prossima volta, grazie come sempre per l'attenzione, mi raccomando fateci sapere che ve ne pare. La fine si avvicina, ne siamo quasi sicuri e contenti. Ciao. Ciao.